un ciao a tutti. E io direi di fare una cosa del genere, se siete d'accordo. Io comincio a ogni slide, se voi avete delle domande me le scrivete, proviamo a condividerle e poi andiamo avanti. Molto spesso la prima domanda che mi pongono è: ah, ma tu sei un coach, ma quindi sei un motivatore? E la risposta è no, io sono un coach umanistico. E quindi dobbiamo andare a capire che differenza c'è tra un coach umanistico e altre tipologie di coaching. Se voi guardate la prima slide, sulla sinistra vedete diversi tipi di coach, tra cui c'è il coach che va a lavorare sulla performance e un coach più narcisistico. Queste due tipologie, soprattutto la prima, quella della performance, nasce verso fine degli anni 80, soprattutto nelle aziende. Qual è l'obiettivo di questo coach? È quello di andare a lavorare sulla persona per raggiungere un'alta performance. Un'alta performance vuol dire che non si limita a raggiungere la felicità della persona nel raggiungimento dell'obiettivo, ma va ben oltre. Quello che capita spesso, se qualcuno di voi ha ruoli manageriali di alto livello, ha ruoli di vendita, può accorgersi che, raggiunto un determinato budget, un determinato obiettivo, venga chiesto da parte dell'azienda di fare di più. Ecco, questo è un coach che lavora sulla performance, cioè non si limita a capire qual è la felicità della persona, ma va ben oltre, magari anche contro la felicità della persona stessa. Il coach invece narcisistico è di base, usa la PNL che tutti voi conoscete, quindi il concetto di coaching va a elevare la persona andando a toccare sia i punti positivi che negativi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'esempio classico è: tu hai un problema, ok, guarda il lato positivo. Va a cercare un aumento dell'ego, viene usato tanto anche in ambito sportivo e ad altri livelli, e tuttora è utilizzato. Non è sbagliato, è corretto, usa una sua disciplina, una sua tecnica di lavoro e viene definito coach narcisistico. Quello che sono io invece è un coach umanistico. Umanistico vuol dire che va a lavorare sotto l'aspetto umano della persona ed è un esperto del potenziale umano. Esperto del potenziale umano vuol dire che è un esperto delle potenzialità che le persone hanno e sono ben definite, dopo andiamo a vederlo. C'è il dottor Seligman, che è un psicologo che ha creato, o perlomeno ha studiato ed evoluto, la psicologia positiva. Da lì si fonde il nostro lavoro. Vado un attimo avanti, vi faccio vedere. Il nostro lavoro si basa su tre campi: lo sport coaching, il business coaching, che può essere anche frazionato in quello che può essere un executive coaching, quindi dedicato più a visione di management, quindi di manager, di imprenditori. E invece quello che andiamo a toccare con la bussola della felicità è soprattutto il life coaching, quindi quello della vita privata. Mi fermo un secondo, se avete delle domande, richieste, facciamolo ora, se no andiamo avanti. Vedo tutto tranquillo, arriva. Ok? Ok, c'è una domanda che chiede che tipo di formazione bisogna avere per fare il coach in maggio, giusto? Ok, allora, in Italia come scuola di coach umanistico, la scuola più famosa, che è quella che poi ho seguito io, è quella di Luca Stanchieri, tra l'altro è un psicologo e allo stesso tempo anche filosofo, e quindi si basa proprio su la tipologia di coach umanistico. Come tutte le scuole di coaching, non c'è un riconoscimento universitario in questo momento, ma
l'associazione italiana coach professionisti, che è l'ICP, sta lavorando per creare anche un albo che comprende tutte le tipologie di coaching. Ok, Marco, la tua domanda è impegnativa. Ti posso dire, nello sport coaching, qual è la differenza che c'è tra quello che facciamo noi e quello che fa un coach narcisistico? Il coach narcisistico va a fare un bel lavoro motivazionale di ricerca sul miglioramento della performance. Nel nostro caso, lo sport coaching comprende anche le aree autodeterminanti di life e di competence. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi andiamo a migliorare quello che può essere la prestazione dell'atleta, andando anche nella vita privata e quindi anche nel life coaching, quindi andando a vedere le motivazioni intrinseche di felicità anche nella vita privata. Ok, prego, andiamo avanti. Quella che vi faccio vedere adesso di slide è la parte più importante, perché è la radice del coach umanistico, cioè le fondamenta su cui si basa la nostra tipologia di lavoro è data dalla psicologia positiva di Seligman, e quindi trovare ed allenare le potenzialità del cliente. Dall'altra parte usiamo molto la filosofia antica e quindi il concetto di autogoverno, cioè essere in grado di avere le redini in mano della propria vita, conoscersi, riconoscersi e decidere quali strade intraprendere in base alle proprie motivazioni, al proprio omega. Per fare questo necessitiamo allenamento, ok? Vuol dire che cerchiamo di conoscerci, di capirci, scoprire quali sono le nostre armi, quindi le nostre potenzialità, capiamo dove vogliamo andare e ci dobbiamo autogestire per arrivare ad autorealizzarci, ma per farlo dobbiamo allenarci tutti i giorni nella nostra vita. Se noi partiamo dal fatto che non ci si può non allenare, cioè se io non faccio niente, è un allenamento nel non far niente e quindi mi abituo e sono abituato a fare quello. Se uno tutte le sere, lo prendo come esempio, si piazza davanti alla TV e si fa 5 ore di TV tutte le sere, è allenato a fare quello ed è abituato a farlo. Quindi il lavoro deve essere quello di capire quali sono gli allenamenti funzionali di miglioramento della nostra vita e cominciare a farlo. Se ci sono invece degli allenamenti non funzionali, bisogna riuscire a smettere di farli per prendere strade più corrette. Più avanti andiamo a vedere da un'altra slide, adesso vengo a leggerla Max, adesso la vedo. Andiamo a vedere e a capire quali sono almeno la base delle potenzialità e come vengono riconosciute. Sono una persona. Allora, Max, il concetto è questo qua. Il coaching è coaching, quindi uno può scegliere la tipologia che preferisce. Tutte e due possono comunque lavorare tranquillamente per i tuoi risultati, per il tuo allenamento. Quello che ti consiglio è prova, vedi quello che senti più tuo, quello in cui ti riconosci di più. Non c'è il giusto o sbagliato, sono giusti tutti e due e bisogna viverli, e uno trova l'alleanza con il suo coach e col metodo di lavoro che sente più suo. Questo sì. Quello che tu dici per timore del fallimento è un paradigma. È un paradigma su cui tu devi lavorare, devi riuscire a smontare. Mi fermo. Paradigma vuol dire una regola di vita che ti sei dato, e per certi motivi ti senti bloccato e non agisci. Poi dopo bisogna andare in profondità e capire quali sono, ma ti posso dire, Max, che è la normalità. Ok? Molto probabilmente, se già tu riconosci quali sono le tue potenzialità, ti senti più sicuro e forse riesci anche già ad agire. Leggo, datemi un attimino. Con tutte le mie potenzialità. Certo, Maura. Allora, innanzitutto le potenzialità ci sta il coach. Cioè il coach è la persona che ti restituisce
quello che sei. E qui apro una parentesi che è importantissima. Nella società di oggi siamo abituati a lavorare con i consulenti. Cioè, io ho un problema, trovo un consulente e mi dà la soluzione. Il coach, invece, restituisce alla persona quello che è, l'allena e fa sì che sia la persona a trovare le soluzioni, lo guida alla soluzione, perché chi meglio di voi stessi conosce la propria persona e il proprio io. Ora vedo che le domande stanno diventando tante, se mi date la possibilità andiamo avanti, poi sono tutte lì e andiamo a rileggere tutte, siete d'accordo? Va bene? Ok. In questa frase, non so se riuscite a leggerla bene, è una bellissima frase scritta da, non so se riuscite a leggerlo, ok, parla dell'autorealizzazione, cioè il concetto, vediamo se riesco a allargarla e riesco a leggerla perché così non riesco, è di Maslow, è un psicologo umanista e parla dell'importanza di seguire nella propria vita l'autorealizzazione. L'autorealizzazione vuol dire seguire il proprio io, il proprio perché, quello che abbiamo dentro. Ve lo leggo veloce, faccio io un attimo da tramite. Le persone possono scegliere responsabilmente una strada di autorealizzazione, sempre e comunque, avendo chiare le loro mete e lottando, cambiando, mutando i propri contesti. Ognuno di noi ha potenzialità straordinarie espresse, represse o sopite, in grado di cambiare la propria realtà, scusate, che se allenate possono diventare poteri, competenze e talenti in grado di cambiare la propria realtà interiore, la propria relazione con il contesto e il contesto stesso in cui si trova. E questo è la base del nostro lavoro di coach umanistico. Il primo passo è scoprire le potenzialità e capire se sono espresse o represse. Molto spesso, se voi siete in una situazione di sofferenza, è perché una vostra potenzialità non è espressa. C'è qualcosa che la limita, che può essere la competence, che può essere un legame, un paradigma che vi è stato dato, che non vi dà la possibilità di esprimervi, e questo limita la potenzialità. Quindi il primo step è capiamo che potenzialità abbiamo e cerchiamo di capire se sono espresse oppure no. A questo punto vengono trasformati in poteri, cioè il cliente, il coachee, è in grado di utilizzarle, vengono abbinate a competenze tecniche e quindi diventa competence, e poi se una persona decide di volersi evolvere, di crescere, di voler raggiungere livelli alti personali, può puntare al talento. Allora, funziona in questo modo. Se voi andate sul link che avete visto, è possibile acquistare il corso. Il corso è un corso asincrono. Che cosa significa? Significa che Simone, dopo un sacco di ore, e io lo so perché l'ho seguito passo a passo nello sviluppo di ogni singola parte del corso, che cosa ha fatto? Ha registrato delle lezioni come quella che avete adesso. Immaginate dei filmati tipo YouTube, ok? Dei filmati in cui, come lui adesso vi ha mostrato delle slide, eccetera, vi conduce lungo alcuni esercizi. Durante questi esercizi e durante le indicazioni, cioè lui in questi singoli filmati, in questi moduli, vi dà delle indicazioni esattamente come fosse lì con voi, esattamente come fosse stasera, ma con un vantaggio. Adesso voi siete qui collegati e lo state guardando adesso, quindi è una modalità asincrona. Invece nel corso di cui vedete il link lì nella chat appena incollato, voi lo potete guardare quando volete. Che cosa significa? Significa che se i vostri figli, i vostri familiari, il vostro cane non vi permette di farlo durante il giorno, voi lo potete fare tranquillamente la sera. Non riuscite a farlo la sera, lo fate al mattino, lo fate quando volete. Ed è un po' la risposta giustamente alla domanda di quanto dura. Dipende da te, cioè è un accesso molto aperto. Noi di solito lasciamo aperti i corsi per 6 mesi. In realtà non siamo assolutamente rigidi su questa cosa, quindi uno che lo acquista oggi e tra 6 mesi non ha finito, ci mandate una mail
e rientrate dentro per altri 6 mesi, non succede assolutamente nulla, non siamo per nulla rigidi. Come non lo trovi sul sito? Basta che clicchi esattamente sul link che ho messo. Scorri un po' più giù nella pagina e trovi corso online come superare gli ostacoli della vita. Perché acquistare questo corso? Cosa imparare con questo corso? Poi c'è acquista subito, aggiungi al carrello. Come non funziona? Non possiamo darti 30, Luca. Funziona perfettamente, non so dove hai cliccato, lo riscrivo qua sotto, lo ricopio qua sotto. Allora, funziona in questo modo. Poi immaginate di avere Simone accanto, cioè ve lo mettete a fianco e vi dà le indicazioni, oppure faccia a faccia, forse un po' più comodo e funziona meglio come metafora. E vi guida esattamente in questo percorso passo passo. Il percorso vi porta lungo tutte le sezioni e le aree che avete visto oggi, ma penso che ci sia molto materiale ancora di più di quello che abbiamo visto oggi, cioè è un corso straricco, strapieno, stracompleto e vi permette di raggiungere effettivamente dei risultati concreti, dalla A alla Z, direi dall'alfa all'omega praticamente. Va bene dall'alfa all'omega. Perfetto. È veramente un corso ricchissimo, completo e a mio avviso ha un prezzo veramente moderato. Ma tu mi dicevi che ti piaceva l'idea di avere... Posso dire prima una cosa ancora? Vai. Scusa, ti interrompo. Scusa, è un aspetto importante è che è un corso di coaching, quindi non è consulenziale, è formativo sì, ma non consulenziale, quindi determina il fatto che voi siate con voi stessi, cominciate a lavorare per voi, ok, con i tempi che preferite in base alla vostra vita, però il coach c'è. Quindi non è ho preso una cosa, la leggo la faccia, poi quel che succede succede, tanto io e Luca l'abbiamo fatto, è lì, ma è far sì che il coach ci sia realmente. E se poi c'è una situazione particolare, potete comunque parlarne, perché sennò non avrebbe senso. Il fatto di non fare un web seminar dedicato a un obiettivo specifico, è perché qui oggi voi siete in 31 adesso, una quarantina prima, e ognuno di voi è unico e personale. E ha il suo percorso di vita, e quindi io parlo, ma vi aiuterei nei bassi fondi, non andrei a toccare la punta della montagna con ognuno di voi. Se invece ognuno fa il suo percorso, allora sì che segue la propria strada. Ecco perché la scelta di un videocorso offline e non un web seminar. Finito. Sto cercando di entrare da un'altra strada, mettiamola così, vediamo se ci riesco. No, perché volevo mostrarlo, perché non riesco a rendere l'idea di quanto sia ricco quel corso. È uno dei più completi e pieni di informazioni e strumenti. Quindi sto cercando di... datemi un secondo solo. Se non vai, apro uno io da qua. Io ho un capitolo, posso farne partire uno a caso. Potrebbe essere un'idea, però volevo fare vedere tutto. Dammi un secondo solo. Ascolta, ma come possiamo fare per sessioni? Per le sessioni di coaching? Ti va se sei... Ti va di offrirne una... Non lo so, valuta tu, eccetera, a quelli che acquistano entro pochi giorni il corso? Ma se potremmo fare una cosa del genere... Si potrebbe dare la possibilità di chi decide di voler utilizzare il videocorso, quindi vederlo, di inserire anche una sessione di coach gratuito, 50 minuti con me, quindi ce l'ha a disposizione e decide quando utilizzarla. Uno potrebbe darla magari, facciamolo, cioè io ci tengo veramente a far sì che la cosa funzioni, nel senso, per me poi il coaching di persone è anche bello, quindi
Uno comincia, se è una cosa piccolina può decidere di iscrivermi. Se invece vuole fare 50 minuti con me, fa 50 minuti con me. Magari uno dice, ok, lo faccio all'inizio così mi inquadra subito un po' di situazione e mi viene più facile poi fare il videocorso. Uno può dire, no, lo faccio dopo perché l'omega è difficile, allora decido dopo, lo faccio con lui così me la trova e uno vede cosa fare. Fantastico. Ok, quando iniziamo? Bellissimo. Allora, dunque, senti, fai vedere un pezzettino, fai la condivisione dello schermo, ti apro una condivisione, aggiungi una nuova condivisione, perché non riesco a entrare nel sito, non riesco a entrare in segna. Aspettate che... Fabio vi saluta, è dovuto scappare via e condividi lo schermo. Ecco, fai condividi lo schermo e dovresti andare. Una lezione a caso? Vai, tranquillo. Però prima devi fare condividi lo schermo. Aspettate, vado a scegliere una... Sì, sì, intanto la scelgo, perché... Aspetta un secondo, ci sono. Giovanni, prova a usare Chrome. Non ho assolutamente idea, perché io sono entrato da tutti quanti e non ho avuto problemi. Eh? Il mio problema è entrare in insegnalo. No, rispondeva Giovanni, il mio problema è entrare in insegnalo. Non riesco a entrare dentro nell'aula virtuale per fare... Ok, cosa devo fare? Condividi lo schermo, ci clicchi su e poi fai condivisione dello schermo. Ok, lo sto facendo partire, datemi il tempo che qui con tutta... ho aperto troppa roba. Allora, spero che parta. Abbiate pazienza. Eccolo che arriva. Allora, metto... Ok. Appena è pronto lo... Faccio condividere lo schermo? Vai. Lo vedi sta roba? Tu lo vedi Luca? Sì. No, non ancora, ti dice probabilmente che deve installare il plugin. Fai pure, procedi. Eccolo qua. Allora, posso farlo anch'io se vuoi, eh. No, io riesco a fare una cosa ancora più carina. Vai. Aspetta, lo faccio io. Allora, dammi un secondo. Vai. Adesso dovreste vedere il sito, giusto? Lo fa vedere molto piccolo. Vediamo se riesco a farlo vedere un po' più grande. Ok, datemi un secondo. Allora, si vede molto meglio, è chiaramente la condivisione dello schermo. Allora, vedete che c'è l'argomento 1, l'argomento 2, ognuno di questi, adesso voi ne vedete solo un pezzettino, ma è solo la mia visualizzazione in questo momento. Ogni pezzettino parte con un'animazione, con le varie parti. Vai alla, guarda, e lo vai alla lezione 6. Assolutamente. Lezione 6, unità 2. Che carina. Allora, aspetta, lezione 6. Cioè, vedete quanta roba? Cioè, non stavo scherzando io che dicevo che c'è veramente tantissimo lavoro. Argomento 6. Sì. Sì, è un Moodle, solo che stasera non mi vuole far vedere le cose fatte bene, quindi è dispettoso.
religioso, questo è il sistema simbolico? Sì, va bene. Adesso vediamo. È sulla vocazione, visto che è un po' l'argomento che... Non mi ricordo chi è che me l'aveva chiesto uno spunto in più, è così. Possiamo definire il sistema simbolico, ecco, appunto, come un determinato della cultura dotato di una sua identità di significato specifico. Cioè, vedete che io non scherzavo, che è tantissimo. No, guardate che sto continuando a scorrere, eh. Questo è il corso che vedrete voi, eh. Cioè, secondo me è matto Simone, ha messo veramente tantissima roba. Cioè, qui, ma non finisce. Guardate quanta roba ha messo in questo corso. È perché è entrato nel dettaglio di ogni singola sezione ed è un lavoro di profondità. Poi, all'interno del corso, cioè praticamente è come se stessimo lanciando stasera, perché non l'abbiamo fatto prima. All'interno del corso c'è in alto, adesso non mi ricordo dove, non lo vedo bene, ecco qua, c'è, vabbè, questo è il forum dei news, c'è un forum in cui lui poi entra nel vivo dell'interazione con voi. E poi, sempre per dare qualcosa in più, appunto, questa sessione individuale in cui poi potete entrare nel vivo, no? del vostro cambiamento e del vostro percorso direttamente con Simone. Sì, l'ho spenta perché non potevo farvi vedere tutti, non so se avete visto quante lezioni. Ma quante lezioni sono, Simone? 12? 13? No, bella domanda, mi pare 12. Chiara chiedeva se si riusciva a sentire 2 minuti, non si riesce. Ci provo. Non va. Vediamo, ci provo. Sì, tra l'altro, insieme ai video c'è il modulo esercizi. PDF da scaricare. Sì, che adesso non si vede per la visualizzazione. No, Chiara, ci proviamo. Non adesso lo martelliamo un po', Luca. Adesso io ne prendo... Adesso dovreste avere un po' di ritorno, eh. Faccio una cosa che vediamo. Sì, Max. Diciamo che indirettamente, se poi hai bisogno, mi scrivi e ti dico cosa devi fare. Perché ognuno poi avrà la sua situazione. Sì, aspetta un secondo, Simone, faccio partire l'audio. Durante la tua vita avrai elaborato costantemente delle idee guida, concezioni o visioni filosofiche dell'esistenza che ti hanno guidato nelle scelte di tutti i giorni. Potresti definirle come immagini, bozze, embrioni di idee, parte di un puzzle che, anche se potevano essere incoerenti, ti hanno guidato nel prenderci. E prendo un altro, vediamo. Prendo. Sì, sto facendo eccolo qua, quello che dicevi. Vediamo quest'altro. Passo importante è stato fatto. Hai costruito il tuo Omega. Come ti senti? Cominci ad avere un'idea di dove vuoi andare e di chi vuoi essere? Basta, perché sennò gli facciamo tutto il corso stasera, non vale. Eccoci qua.
Però se si è sentito qualcosa. Luca, io allora, opterei di mettere corso... un'anteprima sul videocorso che uno se vuole se lo guarda. Assolutamente sì. Scusate, ma devo fare l'attrezzo su. Ok. Direi assolutamente sì. Facciamo una piccola demo di magari un paio di filmati, li mettiamo a disposizione direttamente sul sito. L'idea sarebbe quella di... cioè, se per quanto tempo acquistabile? Allora, è sempre acquistabile, però riusciamo a mantenere un certo numero di sessioni nei prossimi giorni, perché chiaramente se tutti quanti doveste comprare il corso col coaching, non ce la faremmo a fare delle sessioni, cioè io lo dico per il povero Simone, cioè 50 minuti a botta, sì, potete acquistarlo immediatamente. Cosa facciamo, Simone? I primi 10-15 che lo acquistano? Sessione gratuita? No, chi lo fa oggi? Non è giusto dire uno sì, uno no. Guarda, te lo dico proprio. Io sono una persona che del commerciale preferisce non essere commerciale. Quindi dire i primi 10 è un modo di non ascoltare le persone che ci sono. A chi piace, a chi vuole cominciare, oggi gli piace, lo facciamo. Poi se sono tanti ci metteremo d'accordo e dovrete avere pazienza. Se non piace, faccio questa proposta. Concediamo al massimo domani per l'acquisto, perché qualcuno sicuramente ascolterà la registrazione domani. Sì, bene. Ok, quindi concediamo al massimo domani. E... partendo che sento che domani... se siete anche solo in 20. No, sì, sì. No, stavo dicendo che se siete solo, dico solo, tra virgolette, in 20. Ci vuole un po' di tempo di avere la pazienza di aspettare poi il proprio momento per fare il coaching one to one, perché sono 20 ore. Fantastico. Allora, dunque, adesso sto guardando. Potete pagarlo con bonifico, con PayPal, come siete più comodi, eh. Secondo me è poco questo prezzo, comunque va bene, non dico nulla, perché adesso che l'ho rivisto come programma va benissimo, e quindi vi consiglio di, prima che cambiamo idea, di correre al volo ad acquistarlo. Allora, io direi, ci sono domande tecniche su come va, ecco, c'è molta differenza ad esempio sull'altura, beh sì, penso che ci sia un abisso. Sì, sì, assolutamente, non hai me. sì, il libro è un qualcosa che tu hai un libro, te lo leggi e fai lì. Il videocorso c'è, cioè il coach, c'è molta differenza. Sì, sì. È molto più divertente, anche perché uno si guarda il filmato, si mette lì, fa i suoi esercizi, cioè c'è tutto un altro tipo di no, ma è abissale la differenza. Cioè non c'è confronto. Ma poi c'è anche una cosa molto caratteristica, che è esatto, Francesco, non c'è questa possibilità offline, però hai molto tempo, quindi la sessione per accedere la trovi, un momento per farlo lo trovi sicuramente. C'è anche un altro aspetto, cioè la comodità è che l'acquisto qua è immediato, sei direttamente dentro nel corso. E il libro devi scegliere, devi muoverti, devi fare un po' di cose, insomma, diciamo che ci sono dei vantaggi non da poco. E mi ricordo che quando ho conosciuto Simone, la prima volta che abbiamo parlato, mi aveva raccontato questo suo progetto, l'ho trovato immediatamente interessante e stimolante l'idea, perché era la prima volta per noi di insegnare che ospitavamo un corso così completo, che permetteva un percorso, non solo un corso, quindi un cammino di evoluzione della persona. E all'inizio mi ricordo che ci mettevamo un po' per capire come strutturarlo, e c'era stato proprio un lavoro molto lungo con Simone per convertire i contenuti, diciamo, tra virgolette statici, no? di un sistema così complesso, e convertirlo in un qualcosa di molto dinamico. La bellezza dei corsi online è che io accedo quando voglio, me lo guardo come voglio, quando voglio, quanto voglio, e posso tornare indietro, posso andare avanti, posso fare tutta una serie di cose. Ed è ancora meglio che avere quasi un coach di persona. Poi, quando parlando con Simone ragionavamo su quelli che sono i bisogni delle persone che accedono a questi tipi di percorsi, è nata anche l'idea di lavorare su un'altra dimensione, cioè proprio quella del coaching personale, no? E sono felice che stasera Simone abbia messo a disposizione questa opportunità per
per ognuno di voi di avere a che fare direttamente con lui. Presumo che lo farete tipo via Skype o qualcosa del genere, insomma ci si ragionerà, no? Non mi dovete muovere da dove siete, perché so che siete da tutta Italia. E a mio avviso è un'opportunità veramente 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 unica, e sono felice che voi stasera siete qua, perché avete visto, non eravamo pronti per mostrarvi il corso, non era la nostra intenzione. Noi volevamo parlarvi del coaching umanistico, della crescita personale, e quindi sono felicissimo che alcuni di voi stanno anche andando già sul catalogo per accedersi e accapararvi la vostra coppia. Dunque, ci sono altre domande sul percorso, su alcuni aspetti del corso, esigenze che avete che possono essere riprese lì? Approfittate che sono qua. Non è che ve lo portiamo qua tutte le sere, eh? Anche se